Ansel Adams è un personaggio incredibile entrato a pieno titolo nei libri di storia della fotografia. Dal suo modo di lavorare, fotografare, sviluppare, stampare, si possono apprendere molte lezioni. Il primo spunto riguarda il bagaglio culturale e di vita di una persona. Ansel Adams sostiene che nel momento in cui scattiamo una fotografia non ci limitiamo a usare la macchina fotografica per questo nostro atto, ma piuttosto ci mettiamo dentro tutti i libri che abbiamo letto, la musica che abbiamo ascoltato, i film che abbiamo visto e le persone che abbiamo amato. Il secondo spunto mi è stato offerto da un'altra frase di Ansel Adams, a mio avviso incredibile. È una frase molto semplice: I never bracket. Il bracketing, come voi sapete, è quella tecnica per cui quando io sono di fronte a una scena, un paesaggio magari, mi porto a casa più esposizioni, cioè faccio una foto, poi ne faccio una più chiara, una più scura, per esempio, e porto a casa tutti e tre o tutti e cinque gli scatti, ne posso fare quanti ne voglio, per poi scegliere l'esposizione migliore. Bene, Ansel Adams, che non lavorava con una macchina digitale, che non lavorava con una macchina di piccolo formato, ma lavorava con un banco ottico, quindi una macchina molto grande, su un cavalletto, con una sola lastra, una sola pellicola a disposizione, cioè un solo scatto, non un rullino con 36 pose. Bene, Ansel Adams non ha mai, e dico mai, fatto bracketing. Il terzo spunto riguarda un concetto molto caro ad Ansel Adams ed è quello della visualizzazione. Che vuol dire? Visualizzare una fotografia significa che al momento dello scatto il fotografo decide come esporre, perché sa già che tipo di interventi andrà a fare in fase di sviluppo e poi che tipo di interventi in fase di stampa e su che tipo di supporto andrà a stampare. Cioè, io scatto una fotografia, però so già che in fase di sviluppo, oggi potremmo dire su Lightroom o in Adobe Camera Raw, eccetera, farò un certo tipo di interventi e poi andrò a stampare su una carta con più contrasto o con meno contrasto, per esempio. Cioè, ho in mente il risultato finale al momento dello scatto. Ecco, questo per me è un concetto fondamentale. Il fotografo vero, il fotografo autentico dal mio punto di vista, è colui che già al momento dello scatto ha in mente tutto il processo, sa come andrà a sviluppare la propria foto e come andrà a stamparla. Certo, all'inizio serve fare pratica con i software di sviluppo e di post-produzione, quindi passare delle giornate, delle nottate in Lightroom, in Photoshop o nel programma che preferite. Tutto questo lavoro serve per poi riuscire a post-produrre un'immagine in 30 secondi, quindi il fotografo, ripeto, dal mio punto di vista, è colui che scatta la sua fotografia, ha già in mente il lavoro che andrà a fare in post-produzione e quando si trova davanti al computer in 30 secondi ha finito. Tu cosa ne pensi? Lascia i tuoi commenti se ne hai voglia.